Merlino, tutto bene? Ho sentito un rumore strano provenire da qua. Cosa stavi combinando, eh? Sarà perché siamo nel periodo di Halloween e mi immagino i suoni. Oggi c'è una bellissima giornata, vero Merlino? Circe? Sei tu? Ah, eri tu! Ciao! Mi hai spaventata! Che ci facevi sotto al letto, eh? Guardate quanto è diventata grande, Circe! È grandissima! Sei grandissima, Circe! Che stai guardando lassù? Che strano! Circe continua a guardare là sopra. Come se ci fosse qualcosa lassù. Vabbè, avrò visto qualche fantasma. Come i miei orecchini di oggi. Dei fantasmini. Vi piacciono? Ed è un po' che non vedo e non sento Vitale. Secondo voi cosa sta facendo? Io già lo so. Starà mangiando di nascosto. Ma cosa starà mangiando? Vitale! Ehi, eccomi! Ciao! Di la verità! Che cosa stavi mangiando di nascosto? Come sempre. Io? Mangiando di nascosto? No, questa volta giuro che non stavo proprio mangiando niente. Sgranocchiando! Ecco, lo sapevo! Vabbè, ma sgranocchiare non è mangiare. Sgranocchi qualcosa, così. Ma non è che mangi proprio... Ma che cos'è quello? Che cosa? Questo sul cuore? CPT. No, non l'ho scritto io. Forse l'hai scritto tu? Io? Perché avrei dovuto scrivere io C o T? Non sono le mie iniziali. Non sono le tue iniziali. Non sono neanche le iniziali di cibo. Cavatelli. Taralli! Sì, i taralli mi piacciono! Ma insomma, la smetti per un momento di pensare al cibo e mi dici che cosa significa CPT? Sono gli iniziali di qualcuno. Poi scritte in un cuore. Probabilmente sono anche fidanzati. Ti ricordi la challenge delle porte? C'erano vari personaggi. C'era forse qualche personaggio che si chiamava C o qualche personaggio che si chiamava T? Ice Cream, che si chiama anche Rod, che è il lupo. Non credo ci fosse qualcuno con le iniziali C o T. Non mi viene in mente niente. Le iniziali erano già lì quando l'hai comprato? Non credo fossero già qui quando l'ho comprato. Me ne sarei ricordata. Ora lo terrò sotto osservazione. Anzi, lo lascio qua. Nel frattempo Merlino e Circe sono diventati un pochino amici, dai. Diciamo che si sopportano tutte e due. Merlino dorme tantissimo, come sempre, e Circe prova sempre a giocare con Merlino, ma Merlino vuole dormire. Beh, allora, se non hai problemi qui a rimanere da sola, io porto Merlino a fare una passeggiata fuori, ok? Andiamo Merlino, dai, vieni. Perché dovrei avere problemi a rimanere qua da sola? Non sono sola, sono con Circe. Lasciate un mi piace per portarmi fortuna. Cliccate mi piace qua sotto. Ho sentito un rumore che proveniva da là sopra. Anche se non dovrei andare a controllare da sola e dovrei aspettare che torni Vitale. Andiamo a controllare. Ehi, mi ero dimenticata che non vi ho fatto vedere le nuove piante che ho comprato, perché io adoro le piante, adoro comprare le piante. Guardate, questa è una pianta di ananas. Lo vedete questo ananas piccolino in miniatura? È carinissimo! È un mini ananas, è bellissimo! Circe, quante volte ti ho detto che non puoi arrampicarti sui pantaloni? Sì, Circe si arrampica sui pantaloni come una scimmietta. Guardate, non è carinissima questa mini ananas? È troppo carina! E poi l'altra pianta che ho comprato è questa, guardate che bella, perché questa pianta si chiama anche Anita. Non mi ricordo il nome, è super strano, è tipo Bromalia Tilantia Anita, però si chiama anche Anita, quindi non potevo non comprarla. Forse è meglio che mi sbrigo a controllare cosa c'è là sopra. C'è nessuno nascosto qua? Ho sentito qualcosa. Strano, non vedo niente di strano. Strano. Ci sono sempre i miei soliti pupazzi. Eppure mi è sembrato di sentire delle risate. Circe, hai sentito qualcuno laggiù? Circe!
Merlino, che cosa ci fai qua? Non eri fuori con Vitale? Strano. Merlino, sei stato tu a disegnare questo? Che cos'è? Un teschio con le ossa? Può essere stato solo Merlino, a meno che Vitale non mi stia facendo uno scherzo e sia nascosto da qualche parte. Vitale, sei nascosto? Dove sei? Non sembra che sia qua, Vitale. Non può essere stato Merlino con il naso. Come fa? Anzi, vediamo se Merlino riesce a disegnare con il naso. Dai, Merlino, vai, disegna. Merlino sta disegnando con il naso, realmente! Ma come fa Merlino a disegnare un teschio? Guardate, ha disegnato qualcosa. Sembra un cuore con una freccia. Ah, forse vuole solo prendere l'osso del teschio. E anche Circe vuole disegnare. Volete disegnare tutte e due? Eh? Che succede all'armadio? Che cos'è? La scatola di Tiffany? Vitale, sei tu che mi stai facendo uno scherzo? Avete visto? Sono passate due bambole là sotto. Due bambole? Ehi, e tu dov'eri? Ero fuori in giardino con Merlino. Perché? Cosa è successo? Non è vero che eri fuori in giardino con Merlino, perché Merlino è rientrato senza di te. Sì, ma io sono rientrato in casa adesso. Sono rimasto un po' fuori in giardino. Non mi stai facendo uno scherzo, vero? Perché dovrei farti uno scherzo? No! Ho visto due bambole. Ho paura che in tempo per il periodo di Halloween siano tornate le bambole cattive. Ma no, dai, ti sarei sbagliata. Ho una prova per te. Eh? Nascondiamoci qua in casa, nascondiamoci anche noi e vediamo se saltano fuori. Ok. Bene, allora scegliamo il nostro nascondiglio. Io mi nascondo in cucina. No, devi nasconderti qua in questa cameretta, non hai capito le regole del gioco. Aspetta, devo prendere qualcosa da mangiare nel frattempo che... No, ok, non lo prendo. Vabbè, io come nascondiglio scelgo sotto il letto, lì sicuramente non mi troveranno. E tu? Io invece mi nasconderò dietro la tenda, così non mi vedranno. Penso che ti vedono là dietro. E nasconditi qua, in questo angolino. Si vede? Che ne dite, è un bel nascondiglio questo, oppure no? Ehi, lasciate un mi piace se vi piace il mio nascondiglio. Bene, nascondiamoci e aspettiamo. Shh, Circe, non farmi scoprire che sono nascosta qua sotto, ok? Vai silenzio. No, no, non tirare la coperta. No. Oh, eccoli! Circe, fai silenzio! Sono nascosta qua! Ehi, Vitale! Vitale! Ehi, ma... Ma che sta facendo? Non mi dire che si è addormentato! Vitale, ci sono le bambole! Ehi! Ma che stanno facendo? Boh, che... Vitale! Ehi! Ma sveglia! Chi è? Chi è? Shh, shh, non fare rumore! Stiamo qui nascosti! Non dobbiamo scoprire! Che dobbiamo fare? Non mi ricordo più! Come cosa dobbiamo fare? Tu eri nascosto per vedere le bambole! Le bambole erano qua sul letto che... Si stavano sbaciucchiando, penso. Comunque, sono appena uscite. Fuori dalla porta, vieni, guarda. Le bambole ci hanno chiuso a chiave dentro la camera. Mi sembrava il momento giusto per addormentarti. Avresti potuto fargli lo sgambetto, prenderle e buttarle fuori dalla finestra. Guarda, io non avevo capito. Pensavo che dovevamo solo nasconderci e aspettare. Ehi, ma cos'è quello? Ehi, aspetta, Circe. Aspetta. Un biglietto. Vediamo cosa c'è scritto. La casa è nostra adesso. Voi rimarrete chiusi qua per sempre. Perdenti. C+T. C+T, le lettere che c'erano nel cuscino. È vero. Guarda, c'è qualcos'altro. Sì, cos'è?
Ma... Vitale, d'ora in poi. Cosa? Sanno che ti piace mangiare e dicono che d'ora in poi tu starei così senza cibo. Oh no! Non è per niente divertente, guarda. Dobbiamo subito trovare un piano per scappare subito, subito! Ah, ora ti interessa scappare. Dopo che sei stato minacciato con queste immagini di Vitale senza cibo. Penso che siano qua dietro alla porta che ci stanno ascoltando.